Allora, le tue sensazioni sul weekend, la felicità, il fattore felicità? Ok, allora mi sento felice dentro perché ho capito cos'è la felicità. Prima pensavo di conoscerla, ma non avevo capito in fino in fondo cosa fosse. E ho capito l'importanza del gruppo, perché questo ritiro è stato veramente intenso, è stato anche impegnativo emotivamente, ci siamo conosciuti e ho visto molte cose di me negli altri, ho imparato tanto dagli altri e sono entusiasta e soprattutto sono motivata nel portare tutto questo con me. Per sempre. E tu avevi pensato quanto fossimo programmati tutti quanti a non essere felici ed accettarlo? Non pensavo fossimo così programmati verso l'infelicità. E quindi sono stati due gli step. Prima ti rendi conto di quante infinite cose non ci permettono di andare dritti verso la felicità, e poi avere il coraggio di proseguire senza inciampare più. E questo è Esatto, un impegno, una promessa che mi voglio fare a me stessa. esatto, esatto. La felicità adesso è interno, non è dovuto al contesto, mai più, come neanche l'infelicità. Sì, è vero. Il contesto non determina se tu sei infelice o no, è solo ciò che tu sei disposta a fare per te. Sì, pensavo che le cose mi rendessero felice, che le cose che faccio, le cose che vorrei fare, invece è qualcosa che viene da dentro, qualcosa che è dentro già di noi, bisogna solo riscoprirlo e appassionarsi a questa cosa bellissima che è la felicità. E avere il coraggio di vivere la vita come vuoi tu. Esatto. Amare bene, corpo e anima, body and soul. C'è una lotta, una gara, una corsa, ma sono pronta, sono in pista, sono pronta per la sfida della mia vita. La sfida della mia vita, ma io ce la farò. Conquisterò la vetta, la montagna, raggiungerò il mio traguardo. La sfida la vincerò. Sì, la sfida la vincerò. Come non sono mai stata amata prima. Io sono una persona speciale. La mia sfida nella vita è tra me e me. Pronti, via. Sono focalizzata solo sul mio traguardo. Solo focalizzata sul mio traguardo. Vado sempre.